Ciao a tutti, bentornati su tuttoirrigazione.it. Io sono Federico e oggi parleremo del problema di trafilazione delle elettrovalvole. Così potrai risolvere al 99% dei casi in autonomia il tuo problema. Ma vediamo. Esistono molti modelli di elettrovalvole. Passiamo da elettrovalvole della Toro, dalla Reinbird. Una montagna. Tutte possono differenziarsi per una versione a due vie oppure versione a tre vie. Poi ci sono quelli in plastica, in fibra di vetro rinforzate, ci sono quelli in ghisa. Queste elettrovalvole hanno in comune una membrana. Questa membrana si apre e si chiude per differenziare di pressione, cioè per la differenza di pressione tra l'acqua a monte e l'acqua a valle del nostro corpo valvola. Dobbiamo identificare che elettrovalvola abbiamo, quindi la marca e il modello. Questo perché? Perché ci permette di capire se esistono dei pezzi di ricambio. Se non esistono, compratela uguale, la smontate e poi prendete i pezzi che vi servono, senza dover smontare tutto il blocco filettato già montato sul collettore. Se invece esistono, siete più fortunati e quindi basta solo comprare i pezzi. Normalmente bisogna verificare cosa? Che ci sia la membrana come ricambio ed anche il solenoide, che sia a 9 volte o 24 volte, lo stesso, in base al modello che voi avete. Se riusciamo anche a avere un esploso, cioè uno schema di come sono montati i pezzi della nostra elettrovalvola, meglio, perché così possiamo un po' capire a freddo, diciamo, come sono montati i pezzi. In descrizione vi inserisco un link con anche un codice coupon per avere uno sconto sul sito mindforgarden.com, dove potete trovare molti ricambi o anche molte elettrovalvole. Beh, prima di partire prepariamo un piano di lavoro, possibilmente sotto le elettrovalvole, con un telo, ok, bianco possibilmente. Lo mettiamo, solo posizioniamo sotto le elettrovalvole per poter recuperare eventuali oggetti che cadono, perché vi garantisco che qualsiasi professionista vi potrà dire che negli anni gli è capitato di perdere un pezzo aprendo una elettrovalvola. Non vi spaventate, ma siate cauti, piano. Per aprire l'elettrovalvola non bisogna aver fretta. Quindi, posizione comoda, dobbiamo chiudere l'acqua, sia la pompa o acquedotto, e scaricare il nostro collettore, perché non dobbiamo avere pressione. Non c'è niente di difficile, ma se parti col piede giusto è più facile poi trovare i pezzi. Quindi prendo, smonto la mia elettrovalvola, se ho la versione con la ghiera, svito la ghiera, se ho la versione con le viti, svito le viti. Un accorgimento quando si svitano le viti in questo caso è quello di svitarle in modo stellare, sempre al 50%, dopodiché le svito completamente. Questo serve per evitare che la valvola tiri e la molla parta subito, quindi l'allento lentamente. Okay? Prendete la parte superiore, il cap, la parte superiore, e la aprite lentamente. Aprendola lentamente vedrete subito che ci sarà una molla centrale, guardate come è fatta, come è posizionata, e poi la togliete. L'appoggiate su un posto sicuro, quindi sul telo bianco possibilmente, o dentro o fuori il pozzetto, ma preparatevi un piano di lavoro, dove poi da lì non scappa più niente. Ok? Fatto questo, c'è la nostra membrana, che nel 99% dei casi è lei la colpevole. La guardate, dovete estrarla dal corpo elettrovalvola con le mani, nessun oggetto appuntito, quindi le mani, le unghie la potete alzare, si alza, e guardate, la capovolgete verso di voi e guardate la parte centrale, è lei che fa la tenuta, non la parte esterna, ok? La tenuta nella fase di chiusura è lei che lo fa. Dovete guardare e vedere se ci sono dei solchi, come nella foto che vi ho inserito, ok? Ci sono dei sassolini delle volte che lasciano i solchi leggeri, quindi basta pulirli, si riposiziona la nostra membrana, se poi si mette la molla correttamente e poi si chiude tutto, ok?
Ci sono delle altre case invece dove il nostro sassolino ha creato un solco. Un solco, questo solco ha danneggiato la chiusura della membrana e quindi bisogna cambiare la membrana. Prima di chiudere, sia come vi ho descritto prima che adesso, però è meglio sempre dare un'occhiata anche alla base, il basamento e il corpo valvola. Con il dito indice basta solo appoggiare nella parte centrale e fate un giro tutto attorno della parte centrale di chiusura, perché serve capire se è stato danneggiato anche il nostro corpo valvola. Se, ahimè, siamo sfortunati, bisogna cambiare anche quello, ok? Perché se cambiamo la membrana e il corpo valvola è danneggiato, non cambia il problema di prima, l'abbiamo sempre. Valutate seriamente di comprare una valvola nuova, perché tra corpo e membrana il valore di solito supera, il totale supera il valore dell'elettrovalvola completa nuova, ok? Quindi fate questa considerazione. Se non c'è più, verificate le lunghezze e le distanze di qualcosa di compatibile, che sia filettata maschio, che sia filettata femmina, lo stesso. Guardate le lunghezze. Prima ti parlavo anche del solenoide, perché qualche caso raro, ma succede anche qui, anche lì, che sia il solenoide il problema della chiusura, perché il pistoncino si è grippato all'interno della bobina. Quindi abbiamo la bobina del nostro solenoide con all'interno un pistoncino che, una volta che riceve la corrente 24 volte, questa bobina genera un campo magnetico. Se si hanno le valvole bistabili, c'è un magnete permanente che, una volta che viene stimolato, questo pistoncino sale e scende perché cambia la polarità al suo interno della calamita. Okay? Comunque c'è sempre questo pistoncino, che sia di una 24 volte o di una 9 volte, c'è sempre. Può succedere, è successo, che si sia grippato perché è nato un sassolino al suo interno. Quindi conviene guardare al suo interno, pulire e rimettere dentro. Quando si estrae il pistoncino, attenzione, perché c'è una molla. Questa molla gli diamo una tiratina, ok, e la rinfiliamo dentro. Quando infiliamo dentro poi il pistoncino, ricordatevi che la parte in gomma deve andare verso il basso, perché è quella che fa chiusura poi del circuito idraulico della nostra elettrovalvola. Quindi mi trovo che ho verificato la membrana, ho risolto il problema della membrana, ho controllato il pistoncino se tutto funziona. Se non lo voglio smontare, controllo solo appoggiando il dito sul pistoncino, vedo se sale e scende correttamente con facilità. Prendo e rimonto tutto, quindi posiziono la nostra membrana al suo posto. Alcune marche hanno la guida, quindi è impossibile sbagliare, altre non ne hanno bisogno perché è rotonda e quindi non ha bisogno di una sua sede di alloggiamento, ok? Particolare, la si appoggia correttamente e basta. Poi si mette la molla, ricordatevi quella molla che inizialmente avevamo tolto e messo da parte in maniera molto maniacale, ok? Messa la molla, appoggio la testata e chiudo la nostra elettrovalvola. Come in fase di apertura, se ho le viti, devo chiuderle a stella, sempre a stella, un po' alla volta, in modo tale che la nostra struttura superiore, quindi il nostro capo valvola, non si danneggi. Fatto tutte queste operazioni, di solito si risolve il 99,9% delle volte, si risolve il problema. Se non l'hai risolto, ricordati di scrivermi qui sotto che ti aiuterò a trovare la soluzione. Rimettiamo tutto l'impianto in pressione e verifichiamo se effettivamente abbiamo risolto il problema. Il prossimo passo è quello di pulire i filtri degli irrigatori per partire al 100% col nostro impianto, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Ricordati di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri video. A presto! Thank you.